probiotici e nutrienti. Stiamo mangiando cibo raffinato, andiamo avanti. Che ci dà da mangiare? Ecco il perché di questo grande progetto America-Europa. Queste sono le multinazionali che ci danno da mangiare, ma non solo ci danno da mangiare, poi fanno finta di curarci, andiamo avanti. State attenti, l'80% del cibo che troviamo sugli scaffali dei supermercati fino a 100 anni fa non esisteva. Riflettiamo e domandiamoci che cosa stiamo veramente mangiando. Ricordiamoci quel concetto di Dwight Landel: il nostro corpo si infiamma, si ammala tutte le volte che entra in contatto con qualcosa per la quale lui non era stato progettato. Andiamo avanti. Purtroppo ancora non è accaduto, accade dopo, fuori, ma accadrà anche all'interno. Andiamo avanti. 2500 anni fa il padre della medicina disse: chi non conosce il cibo non può capire le malattie dell'uomo. Io sono laureato in farmacia. A Roma il 21 marzo è stato dichiarato da Nino Carlo Battistini: è vergognoso che in Italia lauriamo persone, sanitari, farmacisti, medici, che non hanno fatto una sola ora in nutrizione clinica applicata e di base, nessuna, neanche un'ora. Cioè, andiamo avanti. 8.000 anni fa, perché sugli egizi c'è un errore di datazione, su una tomba di un medico egizio fu trovata questa scritta incisa in un muro praticamente: l'uomo vive utilizzando un quarto di quello che mangia, gli altri tre quarti danno da vivere a noi medici. Andiamo avanti. Quindi già si capiva. Questo è un film che è uscito in Italia, il venditore di medicine non è stato pubblicizzato. Andiamo avanti. Questo è un libro che vi consiglio di comprare, Michele Bocci e Fabio Donacci, sono due giornalisti in prima linea, hanno scritto questo libro, purtroppo l'ho comprato, si parla anche della sanità siciliana, mi sono vergognato. Andiamo avanti. Questo lo conoscete tutti, è considerato un talebano, io ho moderato talebano, ma stasera forse tanto moderato non sono. La sanità italiana era tra le migliori, ma adesso è in crisi per colpa della politica che ha inserito il profitto. Gli ospedali sono diventati delle aziende. Oggi il medico viene rimborsato a prestazione, che è una follia razionale, scientifica ed etica. Si mette il medico in condizione di dover fare o di ambire a fare più prestazioni, perché così si guadagna e quindi si inventano nuove malattie e cure, oppure si fanno interventi chirurgici inutili. Andiamo avanti. Questo è un americano, un contadino, che adesso si è messo a scrivere. E ci ha illuminati. La gente è alimentata dall'industria alimentare che non si interessa della salute, ed è curata dall'industria farmaceutica che non si interessa dell'alimentazione. Guardate che cosa c'è, c'è un incastro magico. Andiamo avanti. Questo è un libro di Kevin Trudeau, sempre un americano. Cioè, perché in America qualcuno si è svegliato, ancora in Italia stiamo dormendo, tranne questi poveri ragazzi del Movimento 5 Stelle, che certe volte, credetemi, provo pietà per loro, perché li vedo distrutti, massacrati. Non solo, da quando mi sono avvicinato a voi, mi hanno allontanato, perché a me mi aveva chiamato il PD per fare delle conferenze. A me c'è gente che non mi saluta, cioè io non sono un politico, a me della politica non me ne frega niente, non ho mai fatto politica, sono cresciuto da un padre fascista e adesso esco col professore Furneri che è del PD, esco col professore, col Paolo Guarnaccia che è dei Verdi, a me non me ne frega niente della politica, a me ne frega della salute delle persone, la mia missione non è fare politica, non farò mai politica, io devo rispettare un ordine che è quello di Ippocrate, che diceva che l'arte sanitaria sia affrancata da politica e religione. Io morirò senza fare mai politica, però verrò con piacere a parlare per quello del Movimento 5 Stelle, anche se ancora non ho capito che malattia avete. Perché da quando vengo a fare le conferenze per voi non mi salutano. Se allo il sindaco del mio paese, che è del PD, si gira dall'altra parte. Io cerco di dire: ma che cosa c'ho? Non l'ho capito. Andiamo avanti. Questo è The China Study, un libro che consiglio di comprarvi. È uno studio che è stato fatto in Cina, è stato chiamato uno degli scienziati più famosi d'America perché i cinesi hanno capito che c'è qualcosa che non va in questo cibo delle multinazionali. Giriamo. Cosa dice Thomas Campbell? Questa alimentazione perché non la iniziamo a studiare? Perché ancora prendiamo farmaci tossici, potenzialmente letali nella fase avanzata delle malattie? Perché cerchiamo ancora nuovi farmaci? Perché non capiamo quali sono le cause delle malattie? Il cibo. Andiamo avanti. Dice: no, perché spendiamo tutti questi soldi per farmaci miracolosi? Dobbiamo capire che il sistema non è all'altezza delle sue promesse. La sapete qual è la salute degli americani attualmente? Al 49° posto. Sono quelli che spendono più soldi nella ricerca, quelli che spendono più soldi. Vi do una brutta notizia: attualmente in Europa una persona su tre ha un rischio di cancro, entro 10 anni uno su due. Questo ragazzo è di Palermo, io collaboro col professore Giuseppe Carruba dell'IDIMET di Palermo, abbiamo fatto delle conferenze insieme, andatela a vedere. Carruba è veramente preoccupato per quello che sta accadendo in Italia. Andiamo avanti.
Decenna Stati cosa dice? Io poco fa vi ho detto, prima causa di morte al mondo, ho detto una bugia. La cardiopatia, ed è vero. La seconda è il cancro, e non ho detto una bugia. La terza vi ho detto che è l'obesità e il diabete. Gian Russo, ho detto una bugia. Come dice questo studio, pubblicato da JAMA e pubblicato sulla rivista, la terza causa di morte negli ospedali americani, e quando verremo privatizzati, qui succederà anche da noi, giriamo, che cos'è? La prima la cardiopatia. La seconda è il cancro, la terza l'assistenza sanitaria. Aia, c'è qualcosa che non mi quadra. Poi c'è l'ictus, le malattie cardiache, incidenti. Giriamo. Cosa succede in un posto privatizzato? In un posto privatizzato dove più lavoro e più fai soldi, è stato scoperto negli ospedali americani che muoiono 7.400 persone per errori terapeutici, 12.000 per interventi chirurgici inutili, 20.000 per errori prevedibili in ambito ospedaliero, 80.000 per infezioni, perché ormai i batteri hanno la farmacoresistenza, e poi 106.000 per effetti avversi da farmaci. Andiamo avanti. Questo è un grande business, se l'avete capito. Noi facciamo parte di un grande business, andiamo avanti. Questo è quello che stiamo facendo oggi, ma quello non è soltanto il farmaco. Il cibo ormai è diventato un farmaco, perché quando faccio un cibo industriale è trattato chimicamente, andiamo avanti. Questi siamo noi, gli uomini del futuro, anzi no del futuro, del presente, perché non so se l'avete saputo, è stato scoperto nei cimiteri che le persone morte dagli anni 80 in poi non vanno in putrefazione, perché siamo imbottiti di antibiotici, di coloranti, siamo mummificati, cioè gli egizi dovevano usare la propoli, dovevano svuotare, oggi non c'è bisogno, sei mummificato, andiamo avanti. Paghiamo i medici per curare i sintomi delle malattie. Ricordatevi che il sintomo non è la malattia. Quanto potremmo pagare i contadini siciliani per mantenerci in salute? È una vergogna che in Sicilia su 11 milioni di euro di spesa per l'alimentazione, e non sono, e sono studi, dati statistici, spendiamo 7 miliardi di, importiamo cibo per 7 miliardi in Sicilia. Siamo veramente vergognosi. E un'altra cosa che vi voglio dire, a proposito dei sintomi delle malattie, si chiamava Paracelso, che era stato buttato fuori dall'università, professore di medicina. Lui cosa disse? Chi si mette a curare i sintomi è un ignorante, rimarrà sempre un ignorante, e non sarà altro che come quella persona che, scopando la neve sulla soglia della sua porta, è convinta che bloccherà l'inverno. Non è la neve che causa l'inverno, signori miei, non sono i sintomi che fanno venire le malattie, è l'esatto contrario, il sintomo è la manifestazione della malattia. Oggi cosa siamo noi laureati? Conosciamo la cura per tutti i sintomi, ma nessuna cura per una malattia. Andiamo avanti, stiamo finendo. La terra non sta morendo, la stanno uccidendo. Questi assassini hanno nome e indirizzo. Se vedete, poco fa Ansel Keys fece la piramide dell'alimentazione, io ho fatto quella della distruzione, è un po' pesante, scusate per quello che vedete fa poco, giriamo. La mia piramide della distruzione, chi ha distrutto il pianeta? La politica, ancora l'M5S non c'era, ok? Non ve la prendete. La tecnologia, l'industria alimentare, l'industria farmaceutica, i medici corrotti, incompetenti e avvenali, non è una frase mia ma di Paracelso del 1500. Come dice il proverbio siciliano, rimediare ai loro danni sarà molto difficile, come recita il famoso proverbio, forse neanche Gesù Cristo ci può. Poi ci sono altri politici strani, giriamo, io sono come loro, eversivo, questi qui. Sono un eversore, ti ringrazio Giula per quella tua immagine, ringrazio Gianina Ciangio, giriamo. Questa, io ho finito, praticamente vi chiedo di non fare l'applauso perché non sto attraversando un periodo facile in quanto ultimamente mi hanno minacciato, dicono che mi vogliono fare male perché parlo troppo, dico cose che non dovrei dire. E allora, ultimamente ho provato le emozioni di Giovanni Falcone e Borsellino. E questa è una lettera che aveva scritto lui a Borsellino e Falcone. Giovanni, ho preparato il discorso a tenere in chiesa dopo la tua morte. Ci sono tante teste di minchia che sogno di svuotare il Mediterraneo con un secchiello, quelle che sogno di sciogliere i ghiacciai del polo con un fiammifero. Ma oggi, signore e signore, davanti a voi, in questa bara di mogano costosissima, c'è il più testa di minchia di tutti. Uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia, lo Stato, mi sono confuso, applicando la legge. Andiamo avanti. Grazie per l'attenzione, vi chiedo di non fare l'applauso perché il silenzio lo dedico a questi due grandi uomini. Io sono un testa di minchia qualsiasi che crede di combattere la malsanità con l'onestà. Non applaudite e guardiamo quello che c'è dopo, lo leggiamo con calma. Lo Stato e la mafia sono due poteri che occupano lo stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Ma io più che Stato e mafia direi la mafia e la malavita.
Perché forse la mafia non è quella che noi pensiamo sia la mafia, è un'altra cosa. E chiudiamo con l'ultima immagine. Gli uomini più coraggiosi, forse più pazzi, più testa di minchia, come diceva Borsellino, sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta, così della gioia come del pericolo, e tuttavia l'affrontano. E io vi dico ai ragazzi del Movimento 5 Stelle, siete anche voi delle teste di minchia, perché io vi dico, vi vedo distrutti, ne conosco molti di voi, mi dispiace quando vi vedo massacrati, perché vedo che ci mettete l'anima. E come ha detto una volta Giulia Grillo in una conferenza creata a San Gregorio, e l'ho apprezzata tantissimo, smettetela di aspettare che arrivi il Salvatore, il Gesù Cristo. Siamo tutti in attesa che arrivi qualcuno, ci dobbiamo muovere tutti quanti insieme. Questi ragazzi da soli, mi fa piacere che siamo di qui ad ascoltarli. Ma voi cosa pensate che possono fare questi ragazzi da soli? Secondo me non possono fare nulla, stanno rischiando la vita, stanno rischiando la salute. Io penso che si trovano di fronte a delle realtà assurde. Io conosco le porcate della sanità siciliana, capita che mi vedo con Stefano Zito, con altre persone, ma quando ascolto Giulia Grillo o quando 2 settimane fa mi trovavo a Roma con Giuseppe L'Abbate che mi disse sono scioccato, o Valerio L'Abbate che gli dà una mano a Giuseppe L'Abbate e mi fa Riccardo, ma io dove stiamo andando? Ma io non mollo, vado avanti, perché se mi fermo abbiamo perso in partenza. Quindi io mi metto in ginocchio e vi ringrazio. Perché io non ho mai fatto politica, però ben volentieri, ovunque mi chiamerete io sarò con voi. A costo che non mi salutano le persone, quelli del PD si allontanano. Vi ringrazio a tutti quanti e vi saluto. Buona serata. Grazie Riccardo. Concetta Gambina che ci parla della vaccinazione pediatrica.